Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta ci troviamo su Jack 2. Signori, siamo stati qui nello scorso gameplay. Abbiamo visto Kira che adesso lavora allo stadio delle corse, insomma. Cioè, non si è vista proprio Kira, però ve l'ho detto io, si riconosce pure dalla voce. Non capisco come cazzo fa Jack a non riconoscerla. E niente, abbiamo fatto una missione per Thorn, abbiamo aiutato Vin. Quindi adesso dobbiamo fare la missione di tornare praticamente agli estrattori dell'Eco Oscuro, che le teste di metallo stanno praticamente hanno occupato, insomma, con le loro uova, e adesso dobbiamo andare a liberarli. Quindi prendiamo il teletrasporto ed eccoci qui, nuova zona, signori. Allora, qui, esattamente qua, in questo cancello, ci andremo più avanti, e quella là è la mia missione preferita, ma adesso lo vedremo molto più avanti. Adesso dobbiamo andare qua, fuori, ste teste di cavolo, appunto. Sei teste di metallo. Vabbè, l'hanno censurato, diciamo. Teste di metallo di merda. E facciamo fuori tutti questi stronzi. Tanto facciamo spawn kill. Perfetto, così. Guardate quante uova qui che ci sono. E anche le gemme che stiamo prendendo. Tanto citofono, ma tanto io sto da solo, non mi interessa. Tanto non è nessuno che conosco. Andiamo da questa parte. Dobbiamo salire di sopra, perché dobbiamo usare praticamente una torretta. Questa torretta qui serve per distruggere tutte le uova. Quindi adesso, allora, dobbiamo fare così. Allora, non si usa la levetta destra, ma la levetta sinistra. Ah, perfetto. È un po' scomodo comunque mirare con la sinistra, non me lo ricordavo questo. Vabbè, dobbiamo fare fuori questi. Fare fuori queste uova, così si apre la nuova zona. Perfetto. Oh, chi è? Chi è? Chi è? Chi è se? Ehi, stronzo. Muori. Perfetto così. Facciamo anche queste uova. Così. E facciamo fuori anche starti stronzi. Qui stanno quest'arte qua che dobbiamo farle fuori. Però una cosa per volta. O facciamo fuori sti stronzi, o facciamo fuori le uova. Ok. Adesso. E non è facile comunque mirare con quella sinistra, eh. Con quella destra proprio è inutilizzabile. Vabbè, non è quello il problema. Allora, qui stanno sti stronzi. Perfetto. Sono rimaste 10 uova, mancano solo queste. E poi non è che abbiamo finito, ne mancano ancora un po'. Perfetto. Siamo passati, adesso però voglio far fuori quella là. La posso far fuori? No. Questo però sì, lo posso far fuori. Nemmeno. Quando sposta lo scudo. Vabbè, quello lì c'ha lo scudo comunque, un nuovo nemico, niente di che. Adesso possiamo andare di qua. Fare così. Qui ci stanno anche un uovo. Neanche me lo ricordavo, che culo. Ok. Possiamo andare adesso di qua e andare avanti e distruggere tutte le uova. Allora, questo qui adesso dovrà togliere lo scudo per spararci. Eccolo qua. E così muore. Un colpo solo ci vuole. Però vabbè, adesso non mi sono spostato bene. Non è quello il problema. Facciamo così, spawn kill. Oh, chi è? Perfetto. Non sono finiti ancora. Ok, adesso dovrebbero essere finiti. Quella gemma vola. Non so se l'avete vista, però vola. Eccola qua. Perfetto. Allora ci prendiamo anche questa. Qui vediamo un po'. Qui c'è un altro uomo, lo ricordo. Qui vicino. Non so perché, però mi pare di ricordarmi che c'era. O mi ricorderò male io, non è quello il problema. Vabbè, allora. No, 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 stava qua, me lo ricordo. Stava qui dietro, se non mi ricordo male. Dobbiamo arrivarci però. Da qui. E infatti, vedi che allora che mi ricordo bene. E che cavolo. Se io dico una cosa è così, allora. Perfetto. Allora, fammi prendere la vita, anche se non mi serve. Adesso possiamo salire di qui. Ok, qui adesso ci sta il fuoco. Dobbiamo fare molta attenzione, passare al momento giusto. Però vabbè, non è difficile, facciamo così, non è un problema. Adesso dobbiamo passare dall'altra parte. Ci prendiamo le munizioni anche se non servono. Perfetto. Colpiamo questo coso così ci apre la strada. Andiamo avanti. Andiamo di qua. Oh, salve. Come va? Tutto a posto? Perfetto. Allora, dobbiamo colpire anche questo. Tanto lì possiamo sparargli ad alcuni? Ok, quello lì l'ho preso. Posso fare così. Ah, cazzo! Questo si chiude! Non mi ricordavo che si chiudeva, sinceramente. No, da qua, sul serio! Oddio, che palle! Vabbè, dai, lo rifaccio io, non è quello il problema. Ok, signori. Allora, sono salito lì, serviva il pompa. Quindi l'ho usato. Ok, qui stanno altri di questi stronzi qui che ci sparano. Ci vogliono rompere il ponte, però vabbè. Non è quello il problema, siamo passati senza problemi. Adesso ci prendiamo queste gemme qua. E va bene. Poi, quello stronzo lì se n'è andato. A meno che sta ancora qua sopra, però vabbè. Qui sopra ci sta l'altra torretta. Quindi adesso dobbiamo salire. Usare l'altra torre. Oh cazzo, non mi ricordavo che qui spawnavano altri stronzi. Perfetto. Sono venuto tutto tranquillo, quando in realtà
Vabbè, comunque riutilizziamo di nuovo questa qui. Sono 44 uova. Tanto distruggiamo queste qua che sono vicine vicine, semplici semplici. E vabbè, facciamo attenzione alle freccine che ci dicono che ci sono i nemici. Oh oh oh, non mi devi sparare, capito? Ok, questo qui muori male. Ok, allora mi ricordo che alcune stavano sopra, infatti eccole là. Allora, tu muori male, perfetto. Pure te devi da morire male. Ok, datemi un pochino di tregua, che cavolo, devo distruggere queste uova. Ok, distruggiamo queste, perfetto. Poi distruggiamo queste qua. È rossa la freccia, quindi devo fare attenzione. E dai, che cazzo, vuoi morire? Oh, e che cavolo. Ok, allora distruggiamo intanto queste qui. Ne arrivano altri. Mamma mia, quanti siete, oh. Su, smettetela di venire e datemi un attimo di tempo. Cribbio. Allora, distruggiamo quelle e apriamo un'altra strada. Poi, ok, abbiamo finito, di già, wow, perfetto. Zero. Possiamo scendere. Di sotto ci stanno quelle altre trottole, quindi facciamo molta attenzione. Adesso scendiamo. Eccole, perfetto. Spooky bitches. Tanto sopra l'ascensore non vengono. Ok, qui ce n'è un'altra. Vieni, tieni. Ok, lì stanno altre gemme che devo prendere. Perfetto, quindi facciamo così. Ok, ci andiamo a prendere un pochino di munizioni che lo usate. Tutte quante del pompa, niente del fucile. Vabbè, sto a posto però. Qui sta un altro globo, che schifo non fa. Adesso andiamo qui. Spara, stronzo, perfetto. Mi sono ricordato adesso te come fai, eh. Non è che gli devo sparare subito appena spara. Devo aspettare che finisce di sparare. Beh, oh, le cose si ricordano più avanti, non è quello il problema. Mi pare che qui c'è un altro globo. Non è vero, è stato, mi sono ricordato male. Vabbè, a parte che sarebbe stato troppo vicino a quell'altro, però vabbè. Ok, andiamo di qui. Facciamo così. Ok, andiamo di qui un'altra volta. E perfetto, siamo passati. Ci prendiamo queste qua, non ci sta niente. Voi morite male. Tu che vuoi fare? Mi vuoi prendere da dietro? Guarda, c'ho gli occhi pure dietro, stronzo. Allora, saliamo di sopra. Qui sta l'altra torretta, mi pare che sia l'ultima, che poi dopo abbiamo finito. Dunque qui ci dobbiamo tornare tre volte qua, perché una è questa e vabbè, l'altra è quella missione figa che non mi voglio spoilerare per quello che non lo sanno, ed è la seconda, quella che mi piace a me, e la terza dobbiamo fare una cosa sempre con queste torrette qua, però non voglio spoilerare sempre nulla, però un qualcosa con la torretta, dai, su, voglio prendere prima questo. E dai, però non muore, che cavolo. Oh, ok, facciamo così. Questa qua è rossa, guarda quanti. Perfetto, tiè. Ormai ci ho preso la mano con la levetta sinistra, anche se è molto scomoda, però vabbè. Oh, non è quello il problema. Muori un po'. Oh. Perfetto, tu muori male. Pure te muori male. E vabbè. Oh, un po' di tregua finalmente ci sta. Ok, distruggiamo questo. E ok. Poi. Allora, l'ho vista quella sopra la gru, però quella là la voglio lasciare per ultimo perché ci sta una cosa figa. Dobbiamo distruggere queste, perfetto, le distruggiamo anche subito, perfetto. Distruggiamo pure queste, e ok. Mancano soltanto queste qua, perfetto, le distruggiamo anche subito. 2, 1, 0. E va giù la gru, perché ci fa da passaggio, signori, mamma mia. Hai distrutto l'ultimo uovo di teste di metallo, questo dovrebbe darci un po' più di eco per la città, bel lavoro. Grazie, molto gentile da parte sua, dillo. Ok, intanto qui scende l'ascensore, però vabbè, adesso non ci serve. Prendi un po' questo. Ok, prendi anche questa gemmina qui. E abbiamo finito, signori. Questa missione qui è durata un pochino, però comunque è molto bella. A me piace molto, però comunque la levetta sinistra per sparare non me lo ricordavo proprio. Comunque l'altra missione si fa qua, e già potete intuire che cosa ci sarà. Vabbè, comunque, torniamo indietro. Mi pare che Vin adesso ci riparla di nuovo. Mi pare, vediamo. No, perfetto, abbiamo finito le missioni di Vin. Ok, adesso possiamo tornare o da Ton o da Crew. Visto che siamo a metà strada, vado da Crew. Sì, dai, tanto sta qua vicino Crew. Ton dovrei tornare completamente indietro. Crew sta qua vicino, vediamo un po' che cosa ci vuole dire. Che palle quando esci da quel teletrasporto, perché ogni tanto si bugga la canzone. Vabbè, la musichetta. Quello non è un problema, andiamo un pochino qui e vediamo un po'. Ehi là, zuccherino, sei nuova di queste parti? Beh, lo sai che ti dico? Sei proprio carina. Aspetta, io ti ho già vista. Tu stai con il mondo sotterraneo. Mi chiamo Tess. Thorn mi ha mandata a tenere d'occhio Crew. Reggimi il gioco e forse riuscirò a mettere le mani su qualche segreto di Crew. Oh, io adoro le missioni sotto copertura. Ma in due si lavora meglio che da soli. Lascia che ti dia una mano. Wow, ma qui c'è una montagna di bottiglie.
no. Intanto beve. Ah, ma questo è... va giù direttamente. Ragazzi, questo è nettare degli dèi. E che cos'è questa roba viola? Intanto si sa beve tutto. Jack, adesso ho bisogno che tu e il tuo topo parlante andiate in giro a recuperare un po' di crediti. Ciao, che vi spettano. Signor Pappagorge, come va la vita? Ehi, che problemi ha? Sta male? No, niente, sto bene. Sono affari. Guarda, cioè. A volte mi sento così strano. Sono tanto. Ascolta. Ho 6 clienti in giro per la città che devono farmi avere dei soldi. Intanto il mio gatto miagola, però vabbè. Tu vada a raccogliere le borse più in fretta che puoi e che sistemi le guardie che dovessero mettere il naso. Recupera una borsa troppo tardi e qualcuno potrebbe prendervela. Tanto secca! Lo sai qual è il tuo problema, Crew? A te mancano le idee. Questo posto potrebbe essere un vero sballo. Prova a pensarci. Tutti a ballare. Ci vorrebbe musica e un sacco di donne. Jackson, recupera quelle 14 borse prima che scompaiano e portamele qui. Se ne perdi anche una sola, molto meglio che tu non ti faccia mai più vedere, ragazzo, ok? Vabbè, intanto Dex si è proprio ubriacato male. Vabbè, dobbiamo recuperare delle borse. Ora non mi ricordo esattamente com'è sta missione. Mi ricordo che dovevamo andare in determinati punti, però non mi ricordo dove. Poi vabbè, non è un problema. Adesso le guardie ci vengono a rompere le palle. C'è una cosa a tempo, vabbè. E dobbiamo sbrigarci a recuperarle. Questa missione è tosta comunque. Ci prendiamo questa qua che è un pochino più corazzata, diciamo, questa macchina. Ci vuole un pochino di più a distruggerla. Adesso ci arriva un botto di colpi, signori. Che questo ancora non è niente. Mi pare che c'erano anche dei posti di blocco. Poi vabbè, oh. Ci prendiamo tutte queste borse. Dobbiamo arrivare fino allo stadio, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male, però mi pare di sì comunque, perché la strada è molto lunga. Mi pare di sì che dovevamo arrivare allo stadio. Comunque queste borse così random buttate a terra, nessuno le raccoglie. Guarda, sto ciccione ci ha passato pure sopra per esempio e non l'ha presa. Vabbè, oh, non è quello il problema, Vabbè, allora, ci stanno distruggendo male il nostro veicolo. Ci hanno tolto pure un'ala. Che bello, un allettone, per modo di dire. Non so esattamente che cos'è. Ok, vabbè, non è quello il problema. Ci stiamo facendo domande inutili. Dobbiamo continuare a recuperare queste borse di merda. Però se queste guardie Crimson non la smettono di spararmi, io mi incazzo, ok? Mi incazzo. Ok, mancano 9 borse. Va bene. Mo ci ho fatto caso che c'è sta il contatore. Oh, devo tornare indietro. Devo tornare indietro. È vero, questa qua mi fregava. Mi fregava sta merda. Mi fregava. Ok. Mamma mia. Quella parte lì me la ricordavo. Me la so ricordare proprio all'ultimo che stava indietro. Zitto te barone. Oh, dobbiamo tornare indietro? Ah ok, no, là non dobbiamo arrivare allo stadio. Dobbiamo arrivare dove? Non mi ricordo. Meglio che mondo potevo tornare indietro, perché a un certo punto dava un botto di tempo e dovevamo arrivare a un certo punto. A meno che si arrivava dall'altra parte della strada, perché al porto ci sta anche un'altra strada che... Sì. Dobbiamo ritornare indietro. Sì, ora mi ricordo. Adesso vedremo un'altra strada, signori, che ancora non abbiamo visto. Quindi, mi pare, vado a memoria. Vabbè, allora ci dobbiamo prendere questa, vabbè. 30 secondi, sempre. Intanto siamo quasi arrivati, ne mancano 3. Non lo so, può anche essere che mi sto sbagliando, adesso non dobbiamo andarceli. Poi mi ricordo dovevamo arrivare tipo allo stadio. Vabbè, dai, ci prendiamo questa. E ce ne manca una sola. Oh cazzo, sto a piedi, dammi questo, e porca puttana, sì, vattene a fanculo, dai, e porca troia, pure voi invece mettete, dovevo arrivarci a piedi, no, mo devo rifare pure da capo. Riportiamo i soldi a Crew. Fatto signori, fatto, proprio alla fine io dovevo morire, sono andato a sbattere come un deficiente, vabbè, comunque, abbiamo fatto. Recupero crediti, Beh, prendete questo potenziamento per arma e andatevene! È l'ora del pisolino di bellezza. Un pisolino? Dovresti dormire un secolo! Perfetto, non mi ricordo il potenziamento ci dà, però vediamo. Aumentata cadenza di fuoco della scattergun. Vabbè, perfetto, spara più veloce il fucile a pompa. Passo al settore successivo. Sì, infatti, spara molto più veloce. Vabbè, adesso ci manca solo Thorn. Vabbè, dai, torniamo indietro, vediamo un po'. Oh, scusi. E vediamo un po' che cosa ci dice.
Perfetto, signori, eccoci qui, siamo tornati da Thorn. Vediamo un po' cosa ci vuole dire. Che non mi ricordo. Uno dei miei vecchi compagni nella guardia è stato mandato alla stazione di pompaggio. Non abbiamo avuto più notizie dalla pattuglia. Dopo quello che voi due avete combinato laggiù, credo che la mia amica abbia bisogno d'aiuto. La tua amica è dentro. Non farti venire idee strane. E tu piantala, questa è una faccenda seria, idiota. Dillo anche a lui, non si scherza con il fuoco. L'amica di cui vi parlavo in passato ha aiutato molte volte i bassi fondi. Tornate alla stazione di pompaggio e date un'occhiata in giro. Prestate assistenza se è necessario. E tu porta subito quel tuo sedere peloso fuori da qui. Ok, perfetto. Signori, adesso incontreremo una nuova amica, signori. Perfetto, quindi dobbiamo tornare alla stazione di pompaggio. Mamma mia, come parlo io proprio. Cioè, incredibile. No, l'ho detto apposta comunque, si è sentito. Allora, dobbiamo tornare alla stazione di pompaggio. Vi ricordate che quando stavamo facendo la missione di aprire la chiusa avevo detto che quei cose lì ci dovevamo tornare un pochino più avanti? Adesso dobbiamo praticamente rifare tutto quel giro. Mi pare anche che possiamo fare anche un po' più prima, perché Sig ci ha aperto la strada. E quindi niente, sì, comunque possiamo fare prima adesso. E niente, lì incontreremo una nostra nuova amica, signori. Quindi ci vediamo lì, signori, a tra pochissimo. A tutti quelli che mi... Esci dalla zona di sicurezza. Ok, comunque ho notato adesso ci abbiamo 135 gemme, non ne servivano 50 per il prossimo potenziamento. Vabbè, comunque, qui adesso stanno anche le nuove teste di metallo che ha ucciso Sig. Vabbè, noi non è che ci fanno chissà che cosa, le ammazziamo anche subito. Adesso dobbiamo passare di nuovo da questa parte qui. Facciamo fuori questi mini dinosauri di merda. Passiamo di qua che facciamo prima. E signori, dobbiamo salire da quella parte lì. Ok, le facciamo fuori. Dai, morite. Allora, uno, no? Un poraccio, no? Come fa a capire che deve andare lì sopra? Sì, adesso vede che quei cosi lì sono attivi. Però, oh, cioè, metteteci una mappina comunque. A me adesso non serve, perché lo so dove devo andare. Però, comunque, cioè, per quelle nuove persone che ci devono giocare, vabbè, poi dopo se lo immagino comunque. Ehi, basta comunque, eh. Cioè, dopo un po' rompete, quindi, cioè, levate un pochino dalle palle e morite. Tiè. Ok, perfetto. Ah, non sei morto. Ok, ora sì. Non è ancora morto, lo so. Sti cavoli, tanto non mi dà la testa di metallo. La gemma di metallo, insomma. Quella, ok, quella. Che ci prendiamo la vita, facciamo fuori anche sti stronzi. Ok, facciamo fuori anche questo qua. Quella vita lì non me la prendo perché so Acab. Da qui potremmo farlo subito, arrivarci subito. No, vabbè, alla fine poi dopo scendere pure da là. Vabbè, oh, non è quello il problema. Passiamo di qui senza problemi. Saliamo sopra sti cose girevoli. Facciamo così, perfetto. Andiamo anche qua. E andiamo anche di qua. Perfetto, così arriviamo subito qui. Senza facciamo di nuovo quel giro lì iniziale che abbiamo fatto un bel po' di tempo fa. Ok, devo salire sopra questo qui che va più sopra questo. Ok. Ok, così ci prendiamo tutta la roba che sta qua. Che signori, adesso si dovrà combattere ovviamente. Però comunque adesso incontriamo la nostra nuova amichetta, amicetta cara. Ok, tanto facciamo fuori questi stronzi qua. C'è una mira al culo, come possiamo ben vedere. Tumori male, perfetto. Datemi tutte ste gemme che mi servono come un pane. Perfetto. Ok, questa qui, non la posso prendere. Ehi, cosa cavolo ci facciamo in questo posto? Stiamo rischiando la pelle per salvare un'arpia delle guardie Crimsy? E scommetto che è anche più pelosa di me. Che diavolo siete voi due? Le donne in uniforme mi hanno sempre fatto impazzire. Se vuoi puoi abbaiarmi degli ordini. Sono il tuo soldato impegnato in una battaglia d'amore per te. Cameriere, una trincea per due. Chiudi il becco, ti faccio salire la voce di un paio di ottave. Sta calma, Thorn ci ha mandati qui per aiutarti. Io non ho bisogno di aiuto, voi sì. Guardate, abbiamo compagnia. Ah, va bene, comunque adesso dobbiamo difenderci. L'avevo già detto. Quindi, facciamo fuori tutti questi stronzi. Diamo una mano ad Ashley, perché lei si chiama Ashley. Dobbiamo farli fuori tutti quanti con calma. Tanto non mi pare che sono anche tantissimi comunque. Facciamo fuori così, tranquillamente. Questi qua sono più corazzati comunque alla fine. Sono più resistenti, sti maledetti. Facciamo fuori prima questo qua che è più debole, perfetto. Guardate quante gemme che dopo devo prendere, oh. Vabbè, comunque, qui serve di più il fucile a pompa, ho capito. Vai. Ok, vabbè, hai derotto comunque. Ve lo dico, tu muori, perfetto. Guardate le gemme che ci sono. Dopo ne devo recuperare un bordello. Vai. Sì, perché c'è il fuoco amico, lo so. Ecco, sono morto, lo sapevo. Era l'ultimo. Vabbè, dai. Lo rifaccio io. Guardarmi
ascoltarmi mentre facevo saltare tutte quelle teste di metallo deve essere stato emozionante. Che ne dici, dolcezza? Ah! Ehi, zuccherino in uniforme! Aspetta, dammi il tuo codice così ti chiamo qualche volta. Credo che io e te insieme potremmo passarcela di brutto. Dite a Thorn che il barone Praxis prepara qualcosa di grosso. Penso che abbia a che fare con quel simbolo. Di che simbolo parli? Il sigillo della casa di Mar, il fondatore di Heaven City. Ci hanno mandati in una missione suicida pur di trovare opere d'arte risalenti al tempo del suo regno. Se volete indagare, interrogate la vecchia indovina cieca. Si chiama Onin, la troverete al bazar. Lei potrebbe dirvi qualcosa di più. Ecco il mio pass, è la chiave d'accesso al bazar. Il tuo nome è Ashlyn, giusto? Adesso siamo pari. Wow, che donna, ragazzi. Perfetto, va bene signori, io il gameplay lo concludo qua. Nel prossimo gameplay andremo a parlare con Onin, che quella lì dava alcune missioni piuttosto brutte, diciamo un po' pallose più che brutte, perché poi dopo alla fine sono fighe. Vabbè, quindi signori, io vi saluto qui. Nel prossimo gameplay andremo a parlare con Onin. Quindi signori, di oggi finisce qui. Dite se vi è piaciuto, niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.